Apro il dibattimento per la causa relativa al tamponamento auto avvenuto tra il signor Cogozza e il signor Caiazzo. Quindi la pratica del Cozzo e Caiazzo contro Cocozza. Precisamente. Bene, sì. Prima di sentire le parti inizierei subito, è vero, con la escursione dell'unico testimone oculare. Si faccia avanti, prego. Lei è il dottor Sabato Moraci della Corriere dello Sport Campo. Precisamente. Bravo. Ma, bravo. Dottore. Precisamente. Bravo. Dottore, mi scusi, ma ho l'impressione di conoscerla. E lei l'ha inviato da Firenze, sì, nel processo di lunedì, programma di Raimondo. Sono proprio io. Sono ammiratore. Sì. Sono bravo, con i direttori, sono bravo proprio. Eccezionale. Me li saluto. Eccezionale. Bene. Lei era presente all'incidente, ci dica come sono avvenuti i fatti. Signor Presidente, la circostanza mi ricorda esattamente il derby del Tavoliere, quando i satanelli del Foggia... Così, i satanelli? Sì. Io non sono molto pratico di calcio, qui sotto i satanelli. E gli atleti del Foggia che indossano la gloriosa casacca rossonera, tutti li conoscono. Ebbene, quel giorno la Lanciaprima, la gazzella Lanciaprima, fionda nell'area avversaria, crossa al centro, raccoglie pozza e inzacca la sfera alla destra del portiere e se ne fa. Sì, no, ecco, dico... Che cosa può dirci in merito all'incidente, dottore? Signor Presidente, tutto. No, dico, cosa può dire di aver visto? Tutto, signor Presidente. Sì, tutto, ma cosa ha visto? Non è rimasto esterrefatto, Presidente. Cioè, attonito? No, esterrefatto. Va bene, può andare, d'accordo. Questa per lui. Bene, allora... La prego, ci esponga pure i fatti. Dunque, il giudice è molto semplice, è una bellissima... Ma che cos'è? Dovete parlare una volta. Se ho fatto segno a Caiazza, perché parla lei che è Cocozza? Non ho capito. Allora, se devo parlare a Caiazza, perché lei guarda a me che sto Cocozza? Perché guardate a me che sto Cocozza? Io mi sento autorizzato da Cocozza a parlare, e invece guardate direttamente a Caiazza, signor giudice. Io ho fatto segno a Cocozza, ma deve parlare a Caiazza. Caiazza, parlate! Dunque, signor giudice, il caso è semplicissimo. Era una bellissima giornata di sole, ma vi dico a voi, bella! Io ero andato a Mare Chiara a fare due cozze, perché ai miei bambini piacciono. Sì, no. Ma fai una cosa veloce! Fammi parlare! Oh, ho preso queste cozze e le ho messe nel portabagaglio della mia 500, no? E mi sono incamminato per via Caracciolo. Quando mi sono trovato all'altezza del maschiangioino, il Cocozza ha sottoscritto che sto Caiazza, gli ha fatto un cozzo e l'ha distrutto tutte le cozze. Voglio essere pagato fino all'ultima cozza. No, io non ti pago niente, non ti faccio una cozza. Tu me le paghi. Da questo qua. Tu le cozze me le paghi, capito? Tu le paghi, capito? Tu le paghi, le cozze. Capito? Ciavarotto, silenzio, silenzio. Perché l'atmosfera sia alquanto surriscaldata, inviterei tutti ad una maggiore calma. Parto con un invito. A dove? Parla, dove va? Parla. Signori presenti, pubblico ministero, collegio degli avvocati, forze di polizia giudiziaria. Andate, andate, tutti siamo qua, venite. Ma che state facendo? Qua, tutti qua. A chi state chiamando? È certo che avete chiamato. Ma qua la gente. Il pubblico siamo ministero, la non sto chiamando a nessuno. Io sto parlando all'assise. Ecco, spiega la cosa. Siccome lui ha avuto l'invito, no? Sì. Poi dopo va ad Assisi a parlare. Si fa le serate. Si fa le serate, Giulio. Si fa le serate. Caiazza, facciamo poco spirito. Io la faccio arrestare. Cosa da pazzi. Avanti, Cocozza, esponeteci i fatti. Dunque, signore... Mi oppongo! Ma che si oppone, lei? Che si oppone? No, è che nei telefilm americani c'è sempre questa parte qua. Mi oppongo! Ma stia zitto! Ma non fa fanare, che forza. Allora, signor giudice, innanzitutto sono una persona per bene, sono sbagliato, pago, però devo parlare. Devo parlare! Devo si parlare. Attenga ai fatti. Dunque, era una domenica mattina, una giornata coperta, non volevo succedere. No, aspetta un attimo, Cocozza. E il teste ha dichiarato qui, il Caiazzo presente, che era una bellissima giornata di sole. Guardate, signor giudice, sarà stata pure una bellissima giornata di sole, ma dopo i guai che io ho avuto, per me la giornata è diventata una schifezza, però. Va bene, va sì. Vado avanti. Dunque io stavo nella mia autoritaria all'altezza degli chalet di Margellino, no? Stavo all'altezza degli chalet di Margellino. Cosa, per cortesia. E parta direttamente dal Maschiangioino, che qua di domenica con il traffico dagli scialle fino a che arrivavamo sopra notte. Vabbè, ma io c'ho il turbo! Aspetta due secondi, con il turbo, arriva davanti. Dunque siamo nella mia turbo, quando a un certo punto mi trovo davanti a me la 500 di questo merito delinquente. Se lo Caiazzi, testimonio, lo giuro, stavo proprio là, stavo là, sono testimonio. Vabbè, siamo a Paronusso, secondo voi il Caiazzo che cosa fa? Rallenta e si ferma. No! Accelera e passa. E voi? E io dietro di lui. È normale.
Altro semaforo, dopo 20 metri, rosso pure questo. Secondo voi il cagliazzo che cosa fa? Rallenta e si ferma. No, accelera e passa. E voi? E io, dietro di lui, è normale o no? Altro semaforo, dopo 20 metri, rosso pure questo. Secondo voi? No, il cagliazzo che cosa fa? Rallenta e si ferma. No, accelera e passa. E voi? E io, dietro di lui. Ci siamo fatti una 20 semafori. No, di più, 20-30 semafori almeno. Io sono testimone, lo giuro, stavo là proprio. Ecco, è lui. Quando all'altezza del semaforo di Piazza Lisci, proprio per, io lo maschio a gioia. Maschio a gioia. Semaforo rosso. Sì. Secondo voi, il cagliazzo che cosa fa? Accelera e passa. No! Non lo rendesti ferma! E voi? Ehi, dietro di lui! Voi lo vengono? Siete qua tu. Grandissima delinquente, tu mi devi dire perché è venuto? È perché ci stavi il vigile. E tu vuoi il vigile freno tu? E beh, quello mi faceva la multa. E tu vuoi la multa, ma ricordo me che sto cagotto. E come un po', ti sono assicurato. E no, questo significa non avere coscienza, capito? No, cagazzo, tu mi hai illuso per 30 semafori, a me. 30 semafori, 30 semafori. Cagazza. Perché ci stavi il vigile? Perché per te? Cagazza. Ma ricordo a me. Basta. Delinquente, basta. Sei un delinquente. Silenzio. Bene. A questo punto mi ritiro per deliberare. Mi ritiro! Ah, ho deliberato. In nome del popolo italiano, il giudice, letto ed applicato l'articolo 483 del codice procedura per l'agenzia di Stato, essendo la causa matura della decisione, salvi i suoi contro il reddito, pronti la seguente sentenza. Il cocotto al cagliozzo, le cozze per il cozzo, non le paga. Bravo! Signor giudice, lo devo pagare. Non le paga, non le paga. Ah, però, un momento, ci dovete pagare una bella frittura di pesce. Chi? A me non mi piace la frittura di pesce. Ma mangia la frittura, non la mangia. Allora fate una cosa, cocotto, pagate le cozze al cagliozzo. Ma come mi c'è le cozze al cagliozzo? E tu che fai tu? Io ho fatto la... E io cambio la sentenza. Come la mia sentenza? Ma dove vuoi? 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 Ma